iniziare subito così le giornate. Tutto di corsa. Ci siamo messi le scarpe adatte perché andare in prova con le sneakers quando piove non è al massimo. Meglio, meglio. Adesso siamo pronti per lo shakedown. Non ha buona testa. Abbia buone gambe. Ecco, devo imparare a dormire un po' di più. Il rally del Brunello, sei contento? Se fa bel tempo, sì. Se dai, fa un po' meno bel tempo, un po' meno. Diciamo però, che promette bene, dai. Tavianelli. È diventato palestrato. Aiuto. Gli scrivi messaggi, non risponde più. Più. No, ma è più. Incredibile Hulk qua. Lo chiami, se ne fotte. Quindi non sai se pensarla che non vale un cazzo nella sua vita, perché c'è tante cose da fare, o perché proprio è diventato proprio menefreghista. Mio, secondo me è quel che non conti un cazzo nella sua vita. Ah sì sì sì, sicuramente. Non mi aspettavo tutta questa cattiveria a Montalcino, ragazzi. Cioè, prima gli potevo restarmene a busca 10 secondi, tac. Ora giorni. No, al limite sei 10 perché secondi. È quell'ora in cui sto dormendo. 10. Mamma mia ragazzi, è veramente bello quando ti alzi alle 6 di mattina dopo una notte di montaggio per completare il video e fare tutto quanto e arrivare in tempo per lo shakedown che doveva partire alle 8. Poi sono le 8 e mezza e ancora non sono partiti. Abbiamo le macchine incolonnate, però purtroppo manca l'ambulanza, quindi senza sicurezza ovviamente non può partire la prova. Siamo sempre a 0 gradi, il mio naso è rosso come Rudolph, perché veramente ormai questi 3 giorni tra i 0 e i meno 2 gradi mi stanno distruggendo. Il freddo io lo amo, però quando lavori non è proprio comodo. Devo fare un'immagine ai miei salvatori. 1, 2. Questa qui ragazzi è la svolta della vita. Questa quando vuoi. Se che voglio ti salva tutto. Dopo un'oretta di partenza allo shake, adesso andiamo a cercarci una postazione per fare anche un passaggio, così facciamo un po' tutto, perché alla fine lo shakedown è il tratto di strada dove le macchine passano più volte, mentre in prova speciale passano una volta sola. Allo shakedown fanno quei 4-5 giri e così possiamo fare del materiale diverso da poter poi utilizzare nei vari montaggi. Ecco, dico sempre che i rally ti portano in bei posti, è vero, però questa qui è la situazione ragazzi, nebbia. Abbiamo finito lo shakedown, sei contento? Sì, dai, non ha piovuto, quindi perfetto. Allora è molto ottimista. Anche qualche traverso si è visto. Quindi. Pantanati nel campo. Siamo in mezzo al campo, Daniele è contento perché la macchina tira da lucido. Per quello ormai è abituato. C'è di peggio nella vita, fidati. È vero, c'è di peggio, come andare in sala stampa. Bravo. Quindi praticamente ti sei lamentato che ti è cascata le mani, ma però c'era la stupina. Sì, c'era, no, fatta vedere la stupina, fatta vedere quella. TV verità, TV verità. Solo la pioggia in partenza ragazzi, siamo tutti. Adesso andiamo in prova speciale e pioverà anche là sicuramente. Piove, sei sicuro? Così dicono. Visto che siamo in diretta, guardate in avanti perché ora facciamo uno stonfo incredibile. Brr, no, è veramente un freddo bestiale ragazzi. Da morire. Pioggia, freddo, no. Questo rally non mi piace.
l'ambientazione, come dico sempre, è molto bella, questa cosa io la amo dei rally, però quando c'è questo tempo diciamo che lo amo un po' meno il rally. Cioè, voi adesso immaginate l'ombrello, la telecamera, cioè non è proprio la comodità. Comunque niente, qui non c'è più niente qui davanti, quindi possiamo anche tornare indietro e andare nella nostra postazione che avevamo già trovato e cercheremo di scaldarci in qualche modo. Siamo riusciti a portare a casa il passaggio, quindi adesso si va a montare. Vabbè, diciamo che lavorare sotto la pioggia non è il massimo della vita. Mo vediamo di tornare indietro. Bene, bel passaggio, sono contento. Ed eccoci qui alla conclusione di questo video, ragazzi. È stata una giornata molto lunga. Il problema di questi lavori uno dopo l'altro è che non c'è veramente tempo di recupero. Non lo dico per lamentarmi, ma è così, perché comunque partire da Busca alle 6 di pomeriggio, arrivare a mezzanotte a Montalcino, montare il video, svegliarsi, riniziare la giornata e dover comunque pensare sia al lavoro che a questi video mi manda un po' in confusione. Infatti, quando ho sentito il discorso di Daniele che avete visto all'inizio del video, non ha tutti i torti. Io purtroppo in questo periodo sono sicuramente meno presente con le varie persone che mi circondano e quindi volevo precisare che non è assolutamente voluta questa cosa, che veramente in questo periodo tra il lavoro e questo progetto la gestione del mio tempo è completamente stravolta. Purtroppo mi sto concentrando veramente molto su questo progetto, come ho parlato con Glenda, sto ascoltando molto me stesso, forse alle volte anche troppo. Per ora è questo quello che sento, è questo quello che mi serve per crescere personalmente, per andare avanti nel mio percorso. Io devo concentrarmi su me stesso, devo fare quello che in questo momento voglio fare. Io comunque spero che questa giornata qui al Rally del Brunello vi sia stata chiara, perché diciamo alla fine il fulcro è stato il freddo che anche oggi ci ha accompagnato. Veramente lavorare con il freddo è qualcosa di devastante, perché ti rende tutto molto più difficile, e se poi in più ci mettiamo che data questa mole di follia mi dimentico anche delle cose fondamentali come dei guanti o la copertura della telecamera, me la cerco anche, diciamo, la difficoltà. Però abbiamo risolto, diciamo che la tecnica dell'ombrello conficcato nella schiena ha funzionato, e domani ci sarà la conclusione di quella che sarà l'ultima gara dell'anno, per me almeno. È stato un anno lungo, è stato soprattutto negli ultimi due mesi è stato molto più complicato rispetto a prima, però sono contento che anche questo 2021 sia giunto al termine sotto il punto di vista realistico. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia un po' fatto capire insomma le difficoltà del lavorare con la pioggia e con il freddo in un rally, però che alla fine ci divertiamo lo stesso e portiamo sempre a casa il lavoro, quello è importante. Se voi volete darmi un supporto, un aiuto morale quantomeno, mettete un like, iscrivetevi al canale così che io possa avere ancora più forza per andare avanti e non mollare, ma non credo che mollerò. E noi ci vediamo domani.